Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e oggi sono qui per continuare la nostra avventura con Shadows of Rose, il DLC di Resident Evil Village. Siamo all'interno della Casa delle Bambole, che sembra essere proprio Casa Beneviento, del gioco principale di Resident Evil Village. Già dall'atmosfera, ragazzi, e della musica, è molto ma molto inquietante. Avevamo preso le forbici e quindi andiamo a fare subito questa cosa. Altro è ora. Sai come si gioca con le bambole, vero? Ancora? E adesso? Lucy. Quindi devo giocare con le bambole? Vabbè, aspettiamo un po'. Andiamo prima a vedere se possiamo entrare in quella stanza. Qualcuno si è scatenato qui. Lo dice con una certa nonchalance, comunque. Quante bambole ho? Due. Sa che dobbiamo andare a metterle lì. Credo, Sto gioco di bambole non è proprio il mio forte. Oh! Ma chi è? No, forse dobbiamo riprenderla e andare qui. Vediamo un po'. Ah, Sì, ci ha dato la ho chiave. capito, fanculo. Ha dato una chiave, la chiave della stanza? Penso della stanza in giù, questa. Mamma mia, che aria che si respira. La stanza di questo qui dov'è? Cioè, nelle viscere della terra. Devo andare ancora più giù. Dio, che inquietudine. Puoi dirlo forte. Oh, no. Devo andare da qui. No. Vabbè. No, dai.
Ragazzi, vi assicuro che è molto inquietante giocarlo, i brividi. E questo è il bello del genere survival horror. Allora, ora dobbiamo andare qui di nono. Qui l'abbiamo fatto. Quante bambole abbiamo? 3. Sa che dobbiamo andare qui. Addirittura sti rumori strani. Allora, qui. Dovrebbe andare questa qui, Catherine. Su, penso a Lucy, dalla posizione. E qui il ragazzetto. Un'altra bambola, riprendiamo tutte, che mi serviranno sicuramente nell'ultimo gioco, quella della stanza più grande. Ah, vabbè. Allora, vediamo un po'. Qui dovrebbe esserci Lucy, sì, è scritto. Poi c'è. La bambola con i capelli neri, credo. Questo qui e questo qui, vediamo. Dico sul serio, fanculo. E ora che succede? La chiave del quadro elettrico. Oh, è morta. Ah, mamma mia. E ora? Come si fa? Oh, Rose, stai ancora cercando il cristallo. Va bene, ti aiuto io. Prendi l'ascensore e vieni. Non mi fido. Però per niente. Potrebbe arrabbiarsi se ti aiuto. Oh, ma chi sei? Non mi convince. Se ti acchiappano hai perso. Mappa del fusibile. Prendi il fusibile, oh my god. E ora dov'è sto fusibile? No.
No. Cioè, devo guardarlo, altrimenti si avvicina. Mamma mia. Sono tornato indietro. Sono tornato indietro, allora mi sa che da lì. No, non è da qui. Quindi è per forza di lì. Abbiamo capito che è di qui. La porta non si chiude. Qui la porta è chiusa, se non sbaglio. Eh sì. Dobbiamo scendere giù allora. L'abbiamo preso, ma dobbiamo sfuggire a questo mostro. No, addirittura tre. Mi sa che qui sono morto, ragazzi. Mi sa che qui sono morto. Perché la porta non si apre.
No. No, lo sapevo. Lo sapevo, ragazzi. Vabbè. Dobbiamo trovare la strada giusta per l'ascensore. Dobbiamo trovare assolutamente la strada giusta per l'ascensore. Spero non mi faccia ricominciare da dove ho preso il fusibile. Eh sì. Cristo santo! Mamma mia, mi sono girato, non dovevo girarmi. Vabbè. Mi fregano, ragazzi, mi fregano. Mi fregano. Difficoltosa questa parte, eh? Molto difficile. Non sembra, ma è difficile. Anzi, è molto inquietante. Lo sembra anche. Di nuovo qui sono venuto, ho sbagliato di nuovo, forse. Mamma mia! Devo riuscire a coordinare bene. Perché mi frega l'ultima, mamma mia, ragazzi. Mi frega sempre l'ultima. Ci devo riuscire, ragazzi. Devo essere più forte io. Vabbè, ragazzi. Niente, non ci riesco, ragazzi. Mi fregano sempre. Cristo santo!
Devo andare più cauto. Sicuramente devo andare un po' più cauto. Ce l'ho fatta. Ah, oh, l'ho sbagliato tre volte. Perché non funziona? Cazzo, perché fa così? Cerchi il cristallo, vero? Sai dove si trova? Ho riunito degli amici solo per te. Mamma mia. Gioca con loro e forse te lo dirò. Ancora. Che altro succede ora? Cosa sta succedendo qui? Povera Rose! Qui salviamo, per forza. Sono diventata piccola, piccolina. Mamma mia, che inquietanza. Vediamo il giro che fa, studiamo un po' il giro che fa. Ah, ecco. Non devo farmi vedere. Continuare da questa parte, giusto? Mamma mia, quante ce ne so. No! Non venire di qui. Dove sarà finita la piccola Rose? Mamma mia, ce ne sono tre. Come faccio?
Ma non è da qui che devo andare, boh. Dice dove devo andare. Non ho capito dove devo andare però, mannaggia. Va nella camera da letto, però non mi dice dov'è. Perché non lo libera? Niente. Sai che ho sbagliato qualcosa? Forse devo fare il giro. Sì, forse devo andare di qui. Maledette bamboline, maledette! (Susurra)
Sono tornato indietro io, mannaggia. Eh sì, sono tornato indietro. Ho liberato questo bozzolo che era sopra. Sono troppe. Se mi vedono è finita. Deve esserci qualcosa che posso fare. Vediamo. Qui qualcosa bisogna fare, ecco. Mi ha preso, dovevo scappare. Mi hanno preso. No, c'è salvataggio. Vediamo cosa posso fare qui. Terrificante questo livello, ragazzi, questo. Mamma mia. Devo riuscire a passare. Maledette. Devo cercare di andare da qui, a destra. No! Maledetta! Senza energia ora. No!
Questo è sempre qui a guardia. Perché lì c'è il... c'è il nucleo che devo cercare di... di togliere, insomma. Però... come faccio qui, oh? Non posso neanche eliminarle. Mi sa che devo morire e ricominciare. Che una volta scesa non riesco nemmeno a risalire. Maledette bambole. Comunque è difficile sta parte, ragazzi. Da dove mi ha fatto ricominciare? Da qui? Devo riuscire a passare. Ecco qua, finalmente. Thank you.
Allora, dov'è che si è aperto? Da qui? Mamma mia. E sicuramente ci sono pure i manichini. Manichini più bamboline. Vai. Andare dalla porta da dove sono usciti loro, sicuramente. No, manichino soltanto, non bambolina. Però comunque è un casino lo stesso. Ecco qua. Ancora. Dove che devo andare a sinistra, sicuramente. C'è la porta? La camera da letto dovrebbe essere lì. Ma qui come facciamo ad andare? Maledetta. No! Ha ha ha!
non è quasi arrivato alla fine, no, ma così no però, eh. Così no, ragazzi. L'ultimo salvataggio, vediamo dov'era. Devo stare un po' più attento. Ah, di qua, eh. Buono, dai. Poca energia però, mannaggia. Non posso nemmeno crearla. Quindi non devo sbagliare nulla. Niente, 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 ragazzi. Niente, è difficile, ragazzi, è molto difficile. Io sapevo che, immaginavo che questa parte sarebbe stata difficile.
Sono quasi riuscito ora. C'ero quasi riuscito. Dovrei iniziare di qui. E ora? No, ma ancora, ma basta. Questi, paura ragazzi. Di cosa può diventare. Basta, 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 silenzio! Devo uscire di qui. Andate via! Gentile con i tuoi amici! Dove... Ah! Rosa, basta! Basta, basta veramente! Basta! Che incubo, ragazzi! Finalmente, ma spero che sia finita davvero. Questo incubo malvagio, malvagissimo. Basta, non ce la faccio più. Perché parlano di mio padre? Io non l'ho mai incontrato. Eh sì. No, non lo so. Non so proprio nulla di lui. E mi spiace. So solo che... è morto per proteggermi. A volte io mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se non fosse morto. Mi avrebbe portato in bici, aiutato coi compiti, letto le favole la sera. Sarebbe stato lì per me, fiero di me. A volte mi sento persa o spaventata e provo a pensare a cosa avrebbe detto lui? Devo mostrarti una cosa. Ma è a casa. Dove siamo ora? Un'aria conosciuta, come se ci fossi già stata.
Ci sei nata qui dentro, Rose. Queste decorazioni. Esplora c'è questo posto. Una... Decorazioni di salotto fatto. Compra vino e mettilo in sala da pranzo. Altro regalo per Rose nello studio nascosto. Esploriamo un po' la casa. Questa è casa sua. C'è cavolo, la casa dei suoi. Non ne ha mai abbastanza. Cos'è questa voce? Ma è... Papà? Questa deve essere la casa in cui vivevamo quando ero piccola. Ci saranno altri oggetti da cui sentire i ricordi di papà. Aspetta, cos'è che mi diceva? Potrei andare su? Di sopra. Andiamo. Qui salviamo sicuramente. Questo è il bagno, vabbè. Devo andare forse in una sostanza. È una musica speciale per la nostra famiglia. Mi sembra di averla già sentita. Mi piace. La voce del padre di Ethan. Questa è la mia stanza. Sembra quasi stia già crescendo troppo per queste tutine. Pensare che un tempo ero così piccola. Ah sì. Il 2 febbraio Rose compie 6 mesi. Questo mezzo anno è passato in un batter d'occhio. Per immortalare il momento e ricordare come mi sento, gli ho scritto una lettera. Forse sono stato un po' troppo sdolcinato. Mi vergognerei se qualcuno la leggesse. Quindi l'ho chiusa in un cassetto del mobile accanto alla scrivania. La chiave è nascosta dietro la mia foto preferita. Non prendere la chiave? No, qui mi sa che dobbiamo trovare la chiave. Comunque ragazzi, io credo che per questo episodio un po' più lungo possa bastare. Siamo usciti da quella casa maledetta delle bambole e siamo andati nei ricordi di Rose. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo con il prossimo episodio, che potrebbe anche essere l'ultimo. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima.